Il colore influenza da sempre i nostri sensi, le nostre emozioni e sensazioni. E c'è un artista straordinario che ha fatto studi approfonditi sul colore. Parlo ovviamente di Kandinsky. Kandinsky nasce a Mosca nel 1866 da una famiglia benestante russa. Nel 1892 si laurea in legge, ma è fortemente attratto dallo studio artistico, tanto che rifiuta anche un posto di docente universitario per trasferirsi in Germania a 30 anni, dove frequenterà l'Accademia di Belle Arti di Monaco. È un periodo fondamentale per la sua formazione artistica e già nei primi dipinti sperimenta delle tendenze nuove sia nell'uso del colore che nella rappresentazione del paesaggio altamente simbolico. Arriviamo all'anno 1912, dove fonda insieme a Marc il Cavaliere Azzurro, dove tratta dello spirituale nell'arte e rappresenta il primo manifesto dell'astrattismo. Separatosi dalla moglie per una nuova relazione con una sua allieva tedesca Gabrielle Münter, Kandinsky abbandona ogni rapporto figurativo con la realtà oggettiva per sostituire dipinti e disegni senza forme e oggetti. Crea dipinti intitolati ad esempio Composizioni e improvvisazioni, con l'intento di evidenziare una diversa visione appunto del mondo, rompendo ogni rapporto con la tradizione figurativa. Il suo è un linguaggio apparentemente incomprensibile, fatto appunto di segni e colori, ma in realtà è capace di suscitare nell'animo sorprendenti emozioni. L'arte e l'opera d'arte non ha più bisogno dell'interpretazione critica, essa si rivela di per sé nella sua bellezza, quindi nella sua astrazione. Dopo un periodo trascorso in Russia, torna in Germania, ma nel 1933 viene bollato dal nazismo come artista degenerato. Tutti i suoi dipinti sono staccati dai musei e svenduti ad artisti stranieri. Lui allora è costretto a emigrare in Francia. Farà comunque un viaggio anche in Italia nel 1936, dove ammirerà la pittura futurista. Egli è anche interessato alla teosofia e quando scrive lo spirituale nell'arte, lui parla di una nuova epoca di spiritualità, dove la spiritualità appunto può essere utile anche alla pittura. La nuova arte deve basarsi sul linguaggio del colore. Egli infatti dà indicazioni sulle proprietà emozionali di ciascun tono e di ciascun colore. Ma a differenza delle precedenti teorie sul colore, Kandinsky non si interessa dello spettro, ma solo della risposta dell'anima. Egli individua un nesso strettissimo tra l'opera d'arte e la dimensione spirituale. Egli afferma inoltre che il colore ha due possibili effetti sullo spettatore. Un effetto fisico superficiale basato su sensazioni momentanee e un effetto invece psichico dovuto alla vibrazione spirituale. Essa può essere diretta e verificarsi per associazione con altri sensi. Il colore ha un odore, un sapore e un suono. Il colore può essere chiaro e scuro, caldo e freddo. E questi quattro suoni possono essere combinati tra loro: caldo chiaro, caldo scuro, freddo chiaro, freddo scuro. Il punto di riferimento per i colori caldi è il giallo, che esprime una forza centrifuga, mentre per i colori freddi è l'azzurro, dotato di una forza centripeta. Egli descrive i colori in base alle sensazioni e alle emozioni che provocano nello spettatore. Tanto che li paragona anche a strumenti musicali. Ad esempio il giallo è dotato di una follia vitale, prorompente, di una vitalità paragonata al suono di una tromba, mentre l'azzurro è paragonato al suono di un flauto. Il rosso è caldo, irrequieto, ma più profondo del giallo e può essere paragonato al suono di una tuba. Il verde, invece, fa annoiare. È l'espressione appunto della quiete, ai toni semigravi del violino. L'arancione esprime energia, è il suono di una campana oppure di un contralto. Il blu è il colore del cielo profondo, è associato per questo al suono di un violoncello, mentre il bianco è un non suono, è la pausa praticamente tra una battuta e un'altra, mentre il nero è un silenzio di morte, è la pausa finale praticamente di un'esecuzione musicale. Inoltre il giallo ha un rapporto privilegiato con il triangolo, il blu con il cerchio e il rosso con il quadrato.
Kandinsky ci ha dunque regalato un mondo astratto, dove non c'è più la figurazione reale, ma fatto di linee e colori, un mondo trasfigurato nella nostra mente e nel nostro cuore. Ma per capire e comprendere meglio le teorie sui colori, vi aspetto a una prossima curiosità d'arte.